Vado avanti, eh. Leggo molti meno libri, vedo notizie inutili. Passo il tempo a cliccare mi piace su petizioni per salvare canili. Sì. Oppure per promuovere spettacoli imperdibili. Osservo esanime foto di persone al mare, in montagna. Che ballano, che bevono, che si baciano, che si tuffano. Che se fanno un selfie dentro al cesso. Mandano cuoricini, sorrisetti, emoticon, i cuoricini. Non si reggono. Dico sempre la parola clicco. Sento spesso la parola tutto. Con me usano più frequentemente la frase te lo linko che la frase come stai. Male, grazie. Quando dico condivido, non lo faccio veramente. In realtà spargo monnezza, tutto spiano in rete su qualcosa di cui non mi frega niente. Ma adesso basta. Se ne può più. Davvero, basta. Ho bisogno di aiuto. Deficiente! Testa di cazzo! Ernesto, Filippo, insomma, smettetela! Allora avevo capito bene! Se tu sei superato, non vuoi essere al passo coi tempi, chi oggi non si aggiorna su quello che accade in rete è un ignorante, va bene? Allora, se è così, caro Filippo, beata ignoranza! Sì. Sai che me ne faccio di quelle minchiate che girano su internet? Io leggo i periodici, i quotidiani, ignorante analfabeta! Ah, io analfabeta? Ma siamo nel XXI secolo, io il giornale me lo leggo online, capito? Invidioso! Invidioso di cosa? Invidioso di cosa? Ma sta buona, andovali. Di cosa? Ci scommetto che tu non resisti neanche una settimana senza computer o cellulare. E io scommetto che tu in una settimana non riesci nemmeno ad accenderlo il cellulare, hai capito? E allora scommettiamo, che ci vuole? Scommettiamo che non ci riesci. Scommettiamo che... Scusate. Scusate, vi starete chiedendo perché stiamo facendo a botte, non è mia abitudine, ma questo decerebrato... Decerebrato. Stai fermo che stavo parlando, ma lo vedi? Ah, scusate, mi ero accorto. Mi hai fatto molto male al braccio. Ma sì che non te l'ho rotto. Scusi, professore, non è che gli darebbe il cazzotto sul braccio che me lo so perso? Silenzio, per favore! Sì. Io Filippo non lo vedevo da 25 anni. E devo dire, non ne sentivo assolutamente la mancanza. Ma poi venne il famigerato primo giorno di scuola. Buongiorno, ragazzi. L'anno scolastico è cambiato, ma le regole sono sempre le stesse. Di conseguenza, telefonini sulla cattedra. Veloci. Veloci, veloci, veloci. Veloci. Guarda quanti soldi buttati, guarda. Ma ricordate le cotolette panate, mi raccomando. Per favore. No, scusi, prof, però ho letto che se lo spengo e metto il silenzioso posso tenerlo nello zaino, eh. Hai letto male, Semprini, perché c'è una legge del 2007 che mi permette di fare ciò. Di conseguenza metti questo cellulare sulla cattedra, altrimenti io ti boccio. Sì, infatti mi accenivo proprio a posarlo. Bene, bene. Vai, vai Semprini, vai. Come sono andate le vacanze, ragazzi? Ma che ci è andato in vacanza, professore? C'avevo tre materie. Mio padre sta in cassa integrazione. E il mio l'hanno proprio licenziato. Noto una certa positività. Chiara, tu ci sei stata in vacanza? No, i miei si sono separati e sono rimasta a Roma con mia madre. Una roba dei psicofarmaci. Lasciamo da parte i disagi sociali e torniamo a noi. I libri li avete già presi? Primo giorno di scuola, bravo. Sì, no, presto. Arrivano la prossima settimana, professore. Buongiorno. Binetti, ma come buongiorno? Arrivi in ritardo anche il primo giorno di scuola. Ti ricordo che è la terza volta che fai la maturità, eh? Vedi quello che puoi fare. Me posso sedere? Siediti. Ragazzi, questo è Binetti, ignoratelo. Cominceremo con Ugo Foscolo. No! Sì? Foscolo, come ne sbagli? Sento un certo entusiasmo pervadere l'aula. Ugo Foscolo, di cui reciterò una poesia. Azzaccio, tanto per entrare nel clima.
Professore, posso andare al bagno? E no! Né più mai! Toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo, fanciulletto giacque, zacinto mia. Perché se a questi poi non gliele declami le poesie, se non gliele interpreti in qualche modo, questi non le assimilano. Io per loro fortuna io posso farlo, perché ho questa esperienza con la mia compagnia teatrale. Sì, come no. Ancora con la compagnia amatoriale. Filodrammatica. Margherita, scusa. Senti, quegli articoli sull'impressionismo ti linko direttamente su Facebook, va bene? Scusa, ma non faccio in tempo a farti le fotocopie adesso. Tranquillo, Fabio. Grazie mille. E di che? Ciao, bellezza. Buon lavoro. Ciao. Arrivederci. Conosci bene Galante? Ci diamo una mano qui a scuola. Qualche volta chattiamo. Ma perché tu chatti? Sì. Tu no? No, io figurati, non ho nemmeno il computer. Io credo di avere una dipendenza molto seria. Ci passo intere serate. Signori, vi presento il vostro nuovo collega di matematica, il professor Perugini. Buongiorno. Ciao ragazzi, è un grande piacere conoscervi. Beh, per fortuna c'è stato questo decreto della buona scuola e gli ha permesso di avere una cattedra. No? Quanto tempo è stato in graduatoria? No, mica tanto, 15 anni. E tu cosa ci fai qui? Quello che ci fai tu? Stanno proprio raschiando il vanille al ministero. Vi conoscete? Sì, ho avuto la sfortuna. Diciamo che avevamo un'amica in comune. Forse, se resto qui, ferma, immobile, se non parlo più, se non mi muovo più, questo torpore mi farà la grazia di arrivare al cuore e al cervello. Caruccia Marianna, l'avevamo conosciuta subito dopo la maturità, frequentava un corso di teatro amatoriale. E infatti ci siamo iscritti subito anche noi. Lei naturalmente si è subito invaghita di me e ci siamo messi insieme. Ma era molto immatura, aveva solo 20 anni. Zitto, zitto, adesso parlo io. Mondo cane, credo che mia moglie sia fedele e nello stesso tempo credo che non lo sia. Credo che tu sia onesto e non lo credo. Voglio delle prove, prove, prove. Bella bimba. Guardate come era conciata, sembrava Bob Marley. Aspetta a parlare, guarda. Vedo, signore, che la gelosia vi divora. E mi pento di essere stato io a provocarla. Il peggiore iago della storia del teatro mondiale. Ma cosa dici? Che fui applauditissimo. Sì, sì, ti hai riportato i parenti. Due. Sì, sì. Ed ora, nera vendetta, esci dalla tua oscura tana. E tu, amore, cedi all'odio tiranno la tua corona. Filippo! Guardate come mi avete ridotto. La cosa peggiore che ti può succedere in amore, un cencio. Ma cosa amore che in 3 anni ha messo un cesto di corna? Ma che c'entra? Ero un ragazzino, è normale. Vabbè, io vi amavo entrambi in maniera diversa. Filippo più fisicamente. Ed Ernesto più profondamente. Alla fine ho scelto Ernesto. Vabbè. Bella barba. Signori, vi ricordo che dobbiamo adeguarci alle nuove normative, per cui da quest'anno daremo il via alla informatizzazione dell'istituto. Filippo, matematica. Lo so, Margherita, storia dell'arte. Grande. Il registro grande elettronico permetterà un maggiore controllo da parte dei genitori, che potranno collegarsi quando vogliono e verificare se il proprio figlio è andato a scuola, o ha beccato una nota, o un 5 in latino. Signor Presidente, a che cosa ci serve a noi questa roba? No, io credo che il termine preside non si utilizzi più, ora si dice dirigente scolastico. Giusto. Dunque, ragazzi, non potranno fare più sega. Io a 15 anni, facendo sega a Villa Borghese, mi sono letto Il giovane Holden. Fare sega è molto importante, invece. Non togliamo la trasgressione, ragazzi, è formativa! Professor Galli, faccio finta di non aver sentito. E concludo dicendo che attiveremo presto anche una chat per parlare con i genitori. Certo, questi ci rompono i coglioni ai colloqui, figuriamoci con la chat. Ernesto, secondo me tu non sei d'accordo, perché io non saprei nemmeno da dove cominciare, perché sei preistorico. Sei sempre stato un gran simpaticone, Filippo, lasciatelo dire. Che ci vuoi fare? Fin da bambino avevi sviluppato questa innata simpatia, forse per questo che temevano tutti. Ah,
Chi l'ha detto Ciccia Bomba, eh? Ma perché l'hai dovuto chiamare Ciccia Bomba? Ma l'hai vista, un pachiderma! Scusa! Ti chiediamo scusa. Vabbè, questa volta passi. Ma la prossima volta ti spacco la faccia. Ok. La verità è che non ce la fai perché sei una palla di lardo. E no, e dai! Ma dai! No, ma tutte le volte così! L'hai visto? L'imbecille rompicoglioni era Filippo. E il precisino buonista Ernesto. Buonista? Mm-hmm. Buonista io. Ernesto, come il grande comandante Che Guevara. Ancora questa storia. I suoi genitori erano ferventi democristiani, cattolici apostolici romani. Ernesto era il nome di suo nonno, che aveva molto poco a che fare con Che Guevara. Ecco nonno Ernesto sul posto di lavoro, intento a salutare il suo capo. Il nostro caro Ernesto abita in questo bel appartamentino del quartiere Nomentano che sembra arredato da una vecchia. Tra i suoi scaffali troviamo volumi di Pirandello, Kafka, Becker. Beckett. Becker era un tennista. Sì, vabbè, ua. Seguitemi, una locandina di Zabrinsky Point dove notiamo un uomo che abbraccia una donna. Cosa che il nostro Ernesto non fa da tanti anni. Ma una costante di questa casa è questo vecchio televisore con tubo catodico, pensate, che viene acceso solo una volta all'anno per il discorso del Presidente della Repubblica. Ma perché ritengo importante dare fiducia alle istituzioni? Un catto comunista della peggiore specie. Quando invece si tratta di cose inutili, la concentrazione di Filippo raggiunge livelli altissimi. Salvità? No, grazie. Ecco, guardate adesso, ad esempio. È riuscito a mangiare, bere, rispondere ad 8 messaggi mentre sta scrivendo un post polemico contro la giunta comunale, non sapendo assolutamente di cosa stia parlando. Filippo, dopo il liceo, voleva fare l'attore. Passava interi pomeriggi a Cinecittà a fare provini, con scarsi risultati. Tanto è vero che ha fatto solo la comparsa in un film horror. Mi posso muovere? No, sei morto. Ah, è vero, scusate. Poi è stato animatore in un villaggio turistico in Calabria. Avanti, miei prodi! Salviamo la perla di Labuan! Che vergogna. È stato candidato al comune di Roma con Forza Italia, ottenendo ben 36 preferenze, pensate. Sì, ma poi mi sono laureato. Sì, al 7° anno fuori corso con un punteggio, vogliamo dire, imbarazzante. 67, decoroso. Filippo subaffitta 2 camere a questi lobotomizzati. Così in pratica non paga la sua stanza. Loro sono Gianluca e Costanza. Sono drogati. Sì, come si evince dal loro aspetto dimesso e dalla piantagione di cannabis alle nostre spalle. No, perché tu adesso li vedi così, ma questi sono capaci di uscirsene con delle genialate, soprattutto dopo che hanno fumato, attenzione. Che è? Faccio la foto. Fantastico. Quella grazie. È la padrona di casa. Ciao. Con la quale Filippo si accoppia ipocritamente un paio di volte al mese per non farsi alzare il canone d'affitto. Guarda che c'è su. Un vero gigante nei rapporti sentimentali, Filippo. Prego. Lo sapevo che andava a finire così. Sei uno stronzo! No, dai, non mi fare così. Ormai sei grande, c'hai quasi 21 anni. Come potete vedere, Peter Pan è ancora vivo e abita la Baldovina. Allora, ragazzi, se non capite qualcosa, in rete si trova tutto, e non parlo soltanto della mia materia, eh? Ormai si impara di più giocando ad Assassin's Creed che leggendo un libro di storia. È quello che penso pure io, professore. E quindi è inutile che state a perdere tempo a imparare a memoria delle formule, che tanto le trovate tutte quante su internet. Voi dovete pensare al cellulare come a una estensione del vostro cervello. Allora, abbiamo risolto questa equazione? E se no che ve l'ho fatta scaricare a fare la mia app? Io l'ho risolta, professore. Ottimo. Io invece non ci riesco. E a te, se ci riesci no, guarda qualche mattone ci. Ho capito. Vabbè, per oggi ti presto il mio, però aggiorniamoci, eh. Mazza che bello, ma che è l'S? No? Biletti! Eh? Ho colto un attimo a bioccato, vai. Quanto fa? Su, coraggio. Allora, qua dice tan x uguale 6. Ma voi vi rendete conto che addirittura Binetti è riuscito a risolvere l'equazione? Già ti vedo fra 20 anni ministro delle infrastrutture, eh? Facciamo un bel applauso a Binetti che ha risolto l'equazione! Senti conclusivo tutti da stamattina. Ma così sti ragazzi non apprendono nulla, hai capito Cavanti? Ho capito, beh, è un metodo un po' differente dal tuo, ma secondo me può funzionare. Sì, ma le cose bisogna pensarle per poterle apprendere, non è che basta spingere un tasto per sapere la risposta. Ciao Margherita. Ciao. Ragazzi, ma
siete impazziti! Vabbè, va, non è meglio che vado prima che questi animali spaccano tutto, Giorno. Ciao, Galante. Ciao. Ciao. Le prime due ore il compito in classe, così mi posso leggere le prime pagine dell'ultimo libro di Franzen. Ti invidio che leggi un sacco, tu, io non c'ho mai tempo. Se tu chattassi di meno, magari il tempo lo troveresti. No, vabbè, Filippo è troppo forte. Filippo. Guarda, me l'ha appena mandata. Che è? Eccoci, non fate le corna, Binetti finge un espressore intelligente. Faccia la scemi! Questa tutti seri? Dico, ma stiamo scherzando? No. Stiamo scherzando! Ma come io sto aspettando la fine della lezione per entrare, eh? E tu ti stai facendo la fotografia con gli alunni? Ma dai, vieni con noi, fatela pure lei, che questa la pubblichiamo in un gruppo della classe. Ma lo spacco! Io ti spacco la faccia! Ma chi spacchi la faccia? Chi spacchi la faccia? Guarda, Filippo, che ti metto le mani addosso e tu lo sai! Eh certo, la violenza, come sempre. Bravo, complimenti! Imbecille! Vecchio! Deficiente! Testa di cazzo! Ciao. Nina. Marianna, qui mi chiedono il nome della bambina. Quale scegliamo? Nina. Con me nel gabbiano di Chekhov. Mi piace. Nina. Mamma, papà, io esco. Sei solo una povera stronza. Ma che cosa devo calmarmi? Ma che cosa mi devo calmare? Non me ne frega un cazzo. È una cosa vecchia. Ma che cosa è vecchia? Ma tu ti rendi conto? Da una mail ho scoperto tutto. Fammi parlare, ti posso spiegare. Ma cosa? Hai avuto 15 anni per poterti spiegare. Ti vuoi spiegare adesso? Io me ne vado. Non ti voglio più vedere. Ti devi calmare, vero? Amore, aspetta. Amore? Ma cosa amore? Ma tu non sai neanche cosa sia l'amore. Vaffanculo. Papà, io ho scoperto oggi che non sei mia figlia. Come te. Peraltro sto partendo. E non è che uno diventa padre perché di colpo arrivi te e dici ho scoperto di essere tua figlia. Sono passati pure 15 anni. Io francamente non me la sento. Ok. E quindi? E quindi boh. Certo, se tua madre se ne usciva prima, adesso. Io adesso devo andare. Ci sentiamo magari quando torno. Ok. Ma quando torni? Non lo so, un biglietto di sola andata. C'ho un'amica che mi accompagna. Ciao. Ciao.
questa è la prima volta che vivete insieme. Manco per il funerale di mamma è venuto sto miracolo. Ma io stavo in Kenya, come facevo? No, la seconda. Sì, vi ho ammirato dal mio computer. Beh, il video del vostro litigio pietoso è arrivato a 925.000 visualizzazioni. Siete delle star adesso, no? No, credo che tu sia mal informata perché ha superato il milione mezz'ora fa. Ma io non lo so, neanche lo voglio sapere. Che poi la cosa che ha colpito la gente è proprio la possibilità di schierarsi con uno dei due. Tipo nel calcio o nella politica. C'è il partito di Ernesto e quello di Filippo. Però tutti si chiedono una cosa sola. Chi vincerà sta scommessa? E tu sei venuta fino a qui per dire questa stupidaggine? Sì, perché vista la nostra storia e il successo del vostro video, io vorrei fare un documentario su di voi per descrivere il cambiamento dei rapporti umani nell'era di internet. Con tutta la buona volontà, quali rapporti umani? Non ci vediamo da 10 anni. Appunto. Ah, adesso ho capito. Ti servono i soldi? Fatteli dare da tuo padre. No, io molto volentieri, ma al momento non ho una lira. Non avete capito niente. Non sono qui a chiedervi soldi, non l'ho mai fatto, non lo farò ora. E allora? E allora ho bisogno di voi due, punto e basta. Cioè? Dovete fare esattamente quello che avete scommesso nel video. Uno deve entrare nella rete e l'altro uscirne. Beh, io da una parte sarei pure contento perché modestamente ho sempre retto molto bene i ruoli da protagonista. Che coglione. Dall'altra però quanto dovrebbe durare questa astinenza? Boh, che ne so, un paio di mesi. No, non ci penso, però ma che domenica? Ma quando mai? Ma io con lui non faccio niente. Ma poi almeno lo pagherebbero bene per questo documentario. No, lo faccio così a gratis perché non c'ho un cazzo da fare io. Ma che domande fai? Ho fatto una posso fare una domanda? Va bene, ok. Grazie, ragazzi, gentilissimi, eh? Ci vediamo, ciao. Ma che sei incinta? Pare di sì. Di che sesso è? Maschio. Ancora non lo so. Ma speriamo che sia femmina. Beata ignoranza! Che la sfida. Ragazzi, mi raccomando, avete solo 3 mesi per presentare sto documentario, eh? Guarda che questi americani li conosco. Se non è una bomba non se lo comprano. Lo so. Come sta procedendo? Sì, ci famo notte. Professor Maier, guardi, abbiamo cominciato a informatizzare Ernesto, ecco. Non è stato facile, eh? No. Comunque l'hai chiesto a me. Sì, ma non è che te sei proprio un lepre a inserirti nei discorsi. Non entri. Non entra. Non entra. Una connessione velocissima, un portatile con tanta memoria, la sostituzione del telefono. È un bel oggetto. Avanti. Oh, adesso puoi comunicare con miliardi di persone in tutto il mondo. E che cazzo ci avremo da disse? Senti, per qualsiasi problema con la rete puoi chiedere o a Iris o a Nazi. Ma cosa è? Ma cos'è Nazi? Oh! No, no, non vi è alcun tipo di riferimento politico, semplicemente diminutivo di Nazareno. Io a te stavo da un cazzotto io. Lo vedi? Lo vedi che sei indisponente? Che poi la gente ti vuole menà? Tu gliele proprio levi dalle mani alle genti le botte. E insiste, ancora, ancora parli. Vai, vai, continua questo atteggiamento, vai, vai. Questi non stanno bene. Ma non sono pittoreschi. E con quell'altro? Con Filippo è stato un filino più complicato. Voi vi rendete conto che io dovrò andare in giro con questa cabina telefonica rinunciando al mio smartphone di ultimissima generazione? Allora, io ho il sacrosanto diritto di mandare un messaggio addio ai miei 5.000 followers, perché trattasi di 5.000 followers che fra un minuto resteranno orfani, è chiaro? È un mio diritto! Sì, caccia immediatamente tutte le password. No, vedi, le password, no, non mi potete fare questo, vi prego, vi prego. Senti, se fai così è peggio, quindi avanti. Devo dare la password. Sì, te va. Ma intanto è sempre quella, da sempre. Radino 68. Maschio latino 68. Maschio. Ladino. Tino con la T. 68. Sì, però c'è bisogno dell'alta voce, tanto abbiamo capito. Che ridi? Hai visto che ho fatto bene a insistere?
Sarebbe anche l'unica volta che questa storia serve a qualcosa, quindi vediamo. L'ecografia quando la fai? Domani. Mi ci accompagnano loro. No, ma che maschi, è femmina, non lo vedi che panza pizzutella, che c'ha niente, tu maschilista nel tuo midollo interno, misogino, alle femmine proprio vado indietro, mamma mia! Ma era una carezza, era mia. Vieni dal cielo profondo, esci dall'abisso, bellezza. Il tuo sguardo infernale e divino versa confusi il beneficio e il delitto. E ti si può per questo paragonarti al vino. Vale. Ah. Una volta mi sedevo qui, mi leggevo qualche poesia o qualche romanzo. Magari di sottofondo mi mettevo un disco, che so, dei Pink Floyd. C'era serenità, armonia, concentrazione. Adesso invece, come sentite, mi arrivano avvisi, notifiche, messaggi, tutte cose delle quali non ho assolutamente bisogno. Che ne so, me ne posso, per darvi un'idea, leggere una, ecco, l'ultima che mi è arrivata, c'è questa notifica che è di una certa Maria Pezzolato, alla quale piace una fotografia di Guido Bozzoni che piscia su un muro dove è scritto Juve merda. Voi capite che mentre uno magari sta leggendo Baudelaire, una cosa del genere potrebbe essere devastante. Silica cumbe senai, beata ignoranza. Amore, il video è diventato virale pure qui in Germania. Me l'ha mandato un collega. Ma ride pure sottotitolato in tedesco. Oddio mio, speriamo. Anche perché qui faccio una fatica enorme. Con loro ovviamente comunicazione zero. Senti, ma Ernesto? Come si trova con internet? Io ho scritto semplicemente amo Crotone. Ci sono stato in vacanza e un tifoso del Catanzaro mi ha scritto ti vengo a sgozzare, ti stacco le braccia. Ma perché? Poi dico, Catanzaro ha una squadra di calcio? Sì, sì, in Lega Pro, e Mena pure. Sfruttando il lavoro degli esterni mandano sovente i re del bomber campagna. Un gecchino. Ma tu perché sai tutte queste cose inutili? Pure il Papa si è aperto un profilo. Si chiama Pondifex. Nazi. E arza sta. Cane. Ernesto sta capendo gradualmente che esiste un mondo parallelo, bizzarro e profondamente aggressivo. Siamo in guerra. Allora, ragazzi, da oggi cambiamo stile. Cioè, per un certo periodo non useremo apparecchiature tecnologiche, quindi tiriamo fuori il coso, il libro. Ma quale libro? Ma lei ci aveva detto che era inutile comprarlo. Sì. Che tanto ci stava tutto su internet. Lo so, ho cambiato idea. Ma perché? Nessuno ha il libro di te? No. Io sì. Zaccarelli, che c'ha i genitori separati. Leggi ad alta voce, voi state attenti. Dove eravamo arrivati col programma? Ai limiti. Ecco, appunto, prego. Il limite è uno strumento per studiare il comportamento di una funzione in punti in cui non è definita oppure non è continua. Esercizio. Costruiamo un foglio elettronico che ci... dice di fare l'esercizio col tablet. Come facciamo, professore? Come facciamo? Quindi di una funzione è necessario calcolare il limite quando, come in questo caso, si presenta indeterminata. Ma io la laurea l'ho presa 20 anni fa per sbaglio, per me questo è arabo. Quindi il risultato della funzione è evidentemente X. No. Zero. È l'ottava volta che facciamo questa cosa. Più attenzione, se no come glielo spieghi ai ragazzi? Ricominciamo, forza. Vai. E quindi questo è il limite di una funzione che tende a zero. Visto? Di una semplicità oserei dire imbarazzante. Prova ne è che può risolverlo chiunque, anche questo mio ex allievo, peraltro nemmeno laureato. Ma che cazzo sei vestito? Sembra in classe mortale. Devo parlare in pubblico, mi sono messo in frescolano. Frescolano? L'unico che c'ho. Bene! Dunque vi lascio con Gianluca per l'esercizio a mano. Pinetti, vieni con me. Ma che ho fatto stavolta? Lo so io che hai fatto, vieni con me, forza. I limiti, argomento... Scrivete, tratti. Allora, vedi, io e te dobbiamo seguire un patto. Io aiuto te e tu aiuti me. Io ti porto all'esame con 7 anche se sei una pippa. Sì, ma in cambio che cosa vuole? Non mi
mi faccia spaventare, eh? Ma no, niente, niente, proprio. No, che da quando mio padre si è fidanzato con un trans, ormai mi aspetto di tutto. Ma quale trans? Che trans? Che guardi? Ma stai vedendo, va a lavorare, no? Amica. Allora, in realtà io ho bisogno di uno smartphone. Eh? Uno smartphone. Uno smartphone? Sì, parla piano, non deve sapere nessuno. Chissà che mi pensavo, uno smartphone? Sì. Alla fine della lezione ci vediamo al bagno. Ok. Scialla. Sempre scialla. C'è nessuno? Grande Pinetti, a sto giro te metto 10. De Pinetti, no? Che sto sempre ciu con sto cellulare, ha dovuto sequestrare. C'è un problema, lo sai, vero? Eh sì, c'è ragione. Cosa stavo pensando? A cosa? Che forse questa è la prima volta che restiamo da soli da quando è successo. Allora noi... Andate. Andiamo? Sì. Andate. Plurale. Ah. Ma forse, ma che cosa fai? Ma che cosa fai? Per favore. Tu c'ha proprio la malvagità dentro. E... Ah. Senti, insomma, ti sei ambientato in rete? Sì. Abbastanza. Guarda, ad esempio, ti faccio vedere una cosa. Ho postato questo pensiero sulla metamorfosi di Kafka nel mio gruppo O Kafka o Muerte. E me? Guarda, ci sono 80 mi piace, 10 cuoricini e 2 faccette strane. Senti, scusa, devo capire una cosa. Cioè, tu hai aperto il tuo profilo con il tuo nome. Guarda che così ti massacrano. Ah, sì? Ah, tu dici sarebbe stato meglio Nick Nyaus. No, che poi magari potresti anche aggiungere questa qua che ti piace, no? Ma tu cosa sei? È scritto tutto nella cronologia, vedi? Ci sta solo Margherita Seppi. Margherita Seppi, Margherita Seppi, Margherita Seppi. Non lo so, sei un stalker. Ma tu eri una bastarda, guarda. Senza offesa. Allora anche io mi sono adeguato e ho scelto un nome di fantasia. Bob Joyce. Solo così ho avuto il coraggio di cantare con lei. Margherita. Ah, per nome. Come dice il poeta, anche i fiori piangono e noi continuiamo a credere che sia rugiada. Bella. Di chi è? Leopardi? No. Jim Morrison. Sono diventato spaccone, merenzo, ossessivo, sfrontato, tutto contemporaneamente. Ho scoperto aspetti del mio carattere che non conoscevo. Strano a dirsi, ma parlando con Margherita, le parli del mio alter ego, mi sentivo più me stesso.
Bene. Non è stato poi così terribile, no? Insomma, sti 10 minuti di silenzio mi sono sembrate 2 ore a me. Io sono stata malissimo. Vabbè, adesso chi vuole può riprendere il cellulare. Allora, Filippo, giusto? Filippo. Come stai? Beh, sapevo che questo era un gruppo per recupero di dipendenti della rete, ma non riesco a capire che senso abbia tutto questo. Ma tu non devi chiederti il senso, devi chiederti come stai. Come sto, mi devo chiedere. Che devo dire? E che devo dire? Lo vuoi cercare su Google? Allora, il tuo primo esercizio è questo, devi chiederti come stai. Chiedilo a te stesso, poi al prossimo incontro ci racconti tutto, Dai. Dire che questa dottoressa è un tantinello antipatica, se può? Non mi fa il verso. Che è? Ridi. Io mica capisco tutti questi problemi. Io il cellulare ce l'ho da quando ho 4 anni. Mi ha regalato nuovo. Sì. È normale. Se c'hai un dubbio, devi andare su internet. La pasta incasciata si fa con l'aglio o con la cipolla. Su internet ce la trovi. Io ci sono nato con internet. È meglio d'un portierato. E forse incazzarmi su internet mi sono beccato 4 denunce. La regione, l'AMA, il comune e l'associazione dei ristoratori giapponesi. Ecco, da loro non ti aspetti, quella è la cosa che ferisce di più, perché nell'immaginario collettivo loro sono civili. Invece no, i giapponesi sono delle merde. Non è il mezzo che porta le patologie, ma è l'uso che ne facciamo. Pensate all'uomo che ha inventato il cuscino. Immaginava una cosa morbida per far dormire bene la gente. Ora, il cuscino è una delle armi più usate al mondo per commettere omicidio per soffocamento. Vuole forse dire che quell'uomo ha creato un'arma di distruzione di massa? Ecco, io a volte ho come l'impressione che abbiamo aspettato l'alba sulla costa sbagliata. Sai che io mi ricordo la data del tuo compleanno? Non è vero. 10 dicembre. Sì. E io da quando ho scoperto di essere tuo... padre. Mi sono sempre detto che mi sarebbe piaciuto scriverti una lettera, telefonarti, andare a fare una passeggiata insieme. Però non hai mai fatto niente di tutto questo, cioè manco una telefonata. No. Però magari possiamo rifarci adesso, che ne so, ce ne andiamo al bowling, ci facciamo un tatuaggio insieme. No, anche perché a me il bowling... Non piace? No, mi fa schifo. E il tatuaggio non ne ho neanche uno. E quindi non vuoi neanche cominciare adesso a fare... No. Giochi a ping pong? No. Less than 1 minute old. I never thought your love would be making one as lovely. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angels. Boy, I'm so-
Comunque grazie, è stato veramente un pomeriggio meraviglioso. Sushi sabato sera? Mari, dai, sono incinta, non lo posso mangiare. Non vuoi mangiare, sei le cose crude, prosciutte, le cozze, lo so. Esatto. Facciamo quel che organizzo io? Esatto. Ernesto, come va? Tutto bene? Ma che è successo? Ma non lo so, io ho solo riavviato il wifi. Magari adesso staccalo. Un bel danno, eh? Ma come è andata? Ma quando? Ma come è andata? Ma che vuol dire? Io ho spinto un bottoncino, ma che ne so? E che tipo di contratto hai? Ma che c'entra il contratto? Mi scusi, ma non l'ha letta la raccomandata? Dovevate sgomberare il palazzo, ma non lo sapeva che il terrazzo era pericolante. Ma che vuol dire? Ma che siete, preistorici? Mi ha dato una raccomandata? Mi ha mandato una mail, no? Vabbè, Ernesto, l'importante è che tu stia bene adesso. Ma dai, certo che sto bene! Sono nudo in mezzo alla strada con sto coso, sembro Menenio Agrippa! Neanche mi hanno fatto risalire a prendere lo spazzolino. Mi coprite la vecchia nuda, per favore, se incompetente. No, vabbè. Comunque, Filippo, sì. Stavo pensando che magari Ernesto lo potresti ospitare tu stasera, no? Posso? Non so, se può lui. Dove cazzo vado, Filippo? Ma posso sì! Quindi vuoi. Aspetta, mi salotto, sta qua a sinistra. Qua, qua a sinistra. Oh, mi raccomando, qui siamo già in tre, non fare come al solito tuo, eh. Ma il solito di cosa, perdonami, sono 25 anni che non ci frequentiamo, solito di che? Abbi pazienza. Ciao. Buonasera. Ah, è Ernesto, Costanza, Costanza, Ernesto è il nostro ospite. Figo, dorme con te? No, ho sistemato la stanza agli ospiti. Dagli è tutta. Sempre dagli! Ma non c'è. Sì, perché è una cosa ti imbarazza. Oh, che vuol dire? Dai, faccio vedere la stanza, vieni. Che fai l'impalato? Vieni, dai. È maggiorenne sta ragazza. Vieni con me un attimo, dai. Allora, accendiamo la luce. Guarda che meraviglia, eh. Ma cosa meraviglia? Ma cos'è? Stai scherzando? Starai comodissimo, fidati. Ma comodissimo dubito. Comunque, come ti ho già detto, ho parlato con un mio amico. Ma guarda, domani... se hai problemi di soldi, non ti preoccupare che ti vengo incontro. Pensavo 50, famo 30, dai. Ma cosa pensavo 50, famo 30? Ma mica mi vorrai far pagare questo sgabuzzino. Ma tu adesso perché lo vedi così? Ma questo in 5 minuti lo sistemiamo, eh? Calcola che l'anno scorso ci abitava un artista di strada straordinario, Raul, pensa poco. Raul, sicuramente sarà stato un peruviano. Ma perché, lo conosci? Ma chi lo conosce? Che i peruviani sono tutti bassissimi, no? Gli unici che possano abitare in questo loculo. Ma adesso perché questa cosa di razzismo contro i peruviani? È brutta questa cosa. Ma cosa è brutta? Ma cosa è brutta? Razzismo... Ma chi dicono? Io non ci sono mai stato in Perù. Uè. Ah, vedi, a proposito di gente bassa. Ecco, Gianluchino, Gianluchino, Ernesto, Ernesto, Gianluchino. Ernesto, Ernesto, quell'Ernesto. No? Ma perché? Le parla di me, Filippo, non ho capito. Certo, come no? Ti chiama la merda. Vai a finire la tua tisana, vai, vai. È geloso perché in realtà la stanza la vorrebbe lui, pensa. Vieni che ti illustro lo spazio. Ma vieni. Merda, ma chi è il signore? Buongiorno. Ma buongiorno cosa? Ma non le chiudete le porte in questa casa? Barbari! Tutti i lamenti di questa casa sono almeno reperibili. Io senza un profilo mi sento come un profugo. Vuoi fare a cambio? Ma magari, magari. Ma senti questo, preferisce i social network ad avere una casa. Ma non è così sbagliato, sa? Cioè, oggi come oggi, essere online è più importante da avere una casa. Se tu te trovassi perso ad Abu Dhabi, no? Preferiresti avere un cellulare o una capanna?
Ma cosa dici? Ma perché mi dovrei trovare perso ad Abu Dhabi? Io che ce va, che cazzo ce vado a fare ad Abu Dhabi? E poi sto parlando con sta drogata. Invece a te, che ti sei identificato con sto ruolo da professore, intellettuale, che ho letto l'ultimo romanzo di sta ceppa, te farebbe bene fumare una bella tromba da mezzo metro. Ti è, te puoi ancora salvare, Ernesto. Tu non sei il tuo lavoro. Senti che ti ho detto, questa manco te conosce, già ti ha fotografato. Ma hai capito chi è questa? È ingenuo, eh. Ti è, emancipati. Ma cosa, ma a me con una canna in mano non mi ci vedrai mai! Ma cosa fa? Magnano, suona la tromba. Eh no? Sì, io suono la tromba e mi faccio le trombe. Perché sono di una coerenza sconcertante. Genio! Ecco, un'altra cosa che mi irrita di questi tempi è che si abusi dalla parola genio. Ma genio è Leonardo. Filippo, lo dovresti sapere. Shakespeare. Shakespeare. Sì, Einstein. Non questo pregiudicato in ciabatte che suona la tromba. Peraltro malissimo. E ora che qualcuno te lo dica. Male! Cosa ridi? È un genio. Sua figlia è un genio. Magari qui 8, 9, 10, 9, 10. Professor Perugini, non sa come mi conforta. Perché abbiamo passato un periodo molto complicato in famiglia. Preparazione, sì. Pensavo che Chiara ne risentisse anche a scuola. No, per niente, anzi. Oh, scusate, Filippo, hai visto Galante per caso? No. E professor Galli, lei non si ferma ai colloqui? No, oggi non posso, però quando vuole può trovarmi online. In questa scuola abbiamo la chat. Chat della segreta. Il professore di italiano. Perché io sono un po' all'antica. Io non amo le chat. Purtroppo. Io sono una che ha bisogno del contatto fisico. Allora se vuole le posso raccontare dei progressi di Chiara in matematica? Sì, con molto piacere. Trottolo! Trottolo! Privarik! Privarik! Ma che? Attento, c'è chi sul palazzo! Secolo 99, occhio alle spalle. Mudachio tueiais. Mubazis, mubazis. Secolo 99. E devi dirle pure te le parolacce. Insultali pure te. Ti ho mandato quel file con le parolacce in russo. C'era pure la pronuncia. Ernesto, ma sei impazzito? Ma parli russo? Cosa fai? Sei solo per un minuto, secolo 99. Che ti ho svegliato? No, stavo leggendo. Cosa fai? Stiamo combattendo contro due tredicenni di Mosca, due infami. Per fortuna ho incontrato questo compagno online, che è veramente una scheggia. C'è una casa l'amichetto online, c'è una casa. Ma tu sai chi è Secco 99? Binetti. Binetti? Dico Binetti, quanto può essere Pippa a scuola? A questo gioco è un grande. Per dire, lui sta a livello 36, io al 3. Pensa un po'. Vabbè, adesso va a dormire, no? Sei stanco, c'hai gli occhi cerchiati, domani c'è la prima ora, eh? Finisco questa missione e spengo tutto. Scommetto che Binetti non può, c'è più. Io non confondo gli ambiti, Filippo. Non li confondo. Joyce, mi serve copertura. Si due pischelli mi stanno a massacrare. Seguimi, Bob Joyce! Scegheria! Sono di nuovo da te, secolo 99. Che malinconia. Binetti. Per oggi avevamo questa interrogazione programmata, ma io non ti vedo molto in forma. Vogliamo magari recuperarla in seguito? Forse è meglio, professore, perché in effetti stanotte ho avuto un'influenza brutta. Non so questa gira, resterà sovietica, Binetti. Da. Ma io qualcuno dovrò pure interrogare. Atanasio! No! Ma no cosa? C'erano le interrogazioni programmate per oggi, professore. Dite, voi dovete essere sempre pronti. Vieni, Atanasio, vieni. Io non sono stato molto bene ieri sera. No, invece no, Atanasio, ti vedo molto in forma. Prima o poi toccherà vederci, caro Bob Joyce. Bene, la vedo dura. Sto sempre fuori. Adesso, per esempio, sto a Milano per lavoro. Milano. Veramente a me risulta che stai a Roma Valduina. Magari la prossima volta togli la localizzazione. Idiota. Che...
realtà devo partire domani. Professor Galli, la smettiamo di dire bugie? Sai chi sono? E come l'hai capito? Me l'ha detto Binetti. Ho levato una serpe in seno! Sto traditore. Ma infatti io volevo bocciare Binetti. Sei delusa? Molto. Se mi inviti a pranzo domenica, forse. È fatta. Ecco un altro fungo! Quanti? Capirei che ci vuole, ce ne stanno tantissimi qua. Eccone uno! Che, posso fare una foto? Ma nemmeno la natura vi distoglie, ancora con ste foto. Ma ve li devo togliere pure qua i cellulari. Vaffa fuggi, va. Ecco un altro! Piccolino. Occhio, quella è merda. È merda? No, questa la tagli, non mi va di essere ripreso con lo sterco in mano, per cortesia, Ci avete il fazzolettino, una cosa? No, io. Ah, grazie. Ma che te ridi? Ma che ridi? Oh, ma guarda che tu ce l'hai brutta sta cattiveria, ma poi la meschinità di andare a infierire sui problemi dei malati mentali. Oh, che vuoi da me? Guarda, te gonfio, Ma lo vedi che te fanno mena tutto? Oh, ma tu le botte le voglie, li levi dalle mani alla gente, No, non cinghialotto. C'è la malvagità dentro. Scusa, posso dire una cosa? No. Una cosa sola, fammela dire. Tu ci hai portato a mungere una vacca, ora qui nel nulla a raccogliere i funghi che a me manco mi piacciono, vabbè. Ma perché? Per quale motivo? Tu non devi razionalizzare. Tu devi fare esperienza. Anzi, per la prossima volta ti do un compito speciale. Vale per tutti! Dovete prendere un appuntamento con voi stessi. Scegliere un posto carino, portarvi fuori e coccolarvi. Mezza giornata senza tablet né cellulari. Ce la possiamo fare? Intanto ormai. Attenzione! Una cincia allegra! Che entusiasmo! Eccolo qui. Un buon caffè. Appuntamento con me stesso. Lo leggo bene? Ma che davvero? Che ridi, Beh, attento a non darti buca, perché magari poi arrivi all'appuntamento, non ti trovi. Te ne vai. Caffè o spiritoso? Te quant'è che non c'è un appuntamento con una donna? Beh, ne ho giusto appunto uno domenica. Ecco chi? Con chi? Questo non te lo posso dire, però l'ho rimorchiata su internet, pensa, perché in questo periodo chatto, come ben sai, mentre te no, hai capito? E sono abbastanza ricercato, lo devi sapere, Ernesto di qua, Ernesto di là, tutti mi taggano, mi condividono, tutte mi linkano, figa di qua, figa di là, ma com'è bello fare il giardiniere, poter chattare. Questo ristorante era il primo della lista. Nel sito che ho consultato, secondo me queste recensioni in qualche modo le comprano. Guarda, questa soglia è letteralmente affogata nella panna. Per me conta di più chi è di fronte di quello che è nel piatto. Ah, certo. Scusami, Margherita, che io comunque sono un po' teso. Sai, da quando mi sono lasciato con Marianna, che non frequento più una donna. Cioè, da quanto? Sono 10 anni. Beh, ma qualche incontro, diciamo, più fisico ci sarà stato, no? No. No. Quindi sono 10 anni che non fai sesso? Esatto. Io non potrei mai. Ah, è perché tu da quanto è che non... Io 4 giorni. 4 giorni. Ma quindi ti sei fidanzato? No. No, certo. Che domanda. Che c'è di male, scusa? Ah, no, niente, ma scherzi. Guarda.
Guarda, forse è meglio smettere di parlare di sesso. Non si sa perché quando se ne parla poi diventa un po' più... Vabbè. Cara, la tensione non è più divertente. Vabbè, non ne parliamo più. Ti va di fare una passeggiata? Come no? È carino qui. Non c'ero mai stata. Ah, io invece ci venivo spesso. Ci portava mio nonno. Venivamo a pescare qui. Non prendevamo mai niente. Ma comunque non mi ricordo da quanto tempo è che non ci venivo. E invece... come si bacia, te lo ricordi ancora? Beh, ma non sono poi così arrugginito. Ragazzi, questo fumo è una bomba! Professor Galli? Signora Zaccarelli. Come sta? Bene, grazie. Lei? Abbastanza bene, grazie. Senta, dato che adesso ci troviamo, le volevo dire che sua figlia ultimamente... è un po' distratta. Pensi, l'ultimo tema mi è caduta sul fanciullino del Pascoli. Ci vorrebbe un po' più di concentrazione, ecco. Ma lo sa che mi ha detto la stessa cosa il professore di filosofia? Il professore di matematica invece dice che è un genio. Immagino. No, sa, io e il padre ci siamo separati. Ho avuto problemi serissimi. Di serenità. Dov'è la mia signora Zaccarelli? Ha avuto problemi psichici. È stata molto male in analisi e... ho sentito il dovere di dare una mano. Garzoncello scherzoso, coteste età fiorita come un giorno d'allegrezza pieno. Giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Fanciullo mio, stato soave. Stagion lieta, codesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, ancora tardi a venire, non ti sia grave. Ragazzi, oggi la lezione è finita, ci vediamo domani. Professore, manca un quarto d'ora la campanella, eh? Beh, ti dispiace andare a casa un quarto d'ora prima, non credo, no? Ciao, Paoletta. Quinta piglia in gita, ho le chiavi della classe. Vieni. Chiudi. Io comunque sono più tipo da letto. E ci mettiamo sulla cattedra come un letto. Vaffanculo. Questa è zuppa, capito? Una volta voglio che mi ammazzo. Togliti questa camicia. Adesso. Vieni. Ma chi è che ha scritto sta roba? Ma che ti frega? Vieni qua. Team.
Non rispondere. No. Non rispondere. Vedo solo chi è. Vedo solo chi è. Nina. Arrivo subito. Arrivo subito. Va tutto bene. Stava solo dormendo. Scusate, è che mi sono spaventata, era tutto il giorno che non si muoveva. Sono andata nel panico. Ma che problema c'è? Senti, tu invece che stavi facendo? No, niente di che, no. A scuola, in una classe, ma insomma, mancava proprio poco. Grazie. Spaghetto quadrato al mojito. Eccolo qui. Un altro mezzo chilo. E quello Nanzi mangia come un carrettiere. Oh, eccolo qui. Ah, bene, tutto a posto, no? Quindi sto uscendo con un vero chef. Sì. Questa la pubblico subito. No, non ti azzettare. E Maier, vado io. Sì. Senti. Sì. Io porto le verdure cotte. La servi tu questa qui? Già pronta? Bene. Dada. Cos'è Dada? Cosa sei, russa? Da. Salve signora! Ma perché non mi saluta più la signora? È perché c'è scopo più, c'è pure aumentato l'affitto. Buonasera a tutti. Buonasera! Buonasera! Perché hai invitato Maier, che manco lo conosci? Ma che vuol dire? È il capo di Nina, gli facciamo fare bella figura, no? Poi per sempre tornare utile. Sei sempre stato democristiano dentro. Io. Io democristiano dentro. Ah, io. È pronto? Oh. È pronto. Mangia la morte. Certo, non sai fare niente, non sai fare. Allora, lascia fare. Messaggio di Lorenzo. Un abbraccio a tutti voi da Berlino. Mi dispiace non essere lì. E lasciatemi qualche salsiccia italiana che non ce la faccio più a mangiare sti wurstel. Ormai è tardi. Te le sei mangiate tutte. No. Peccato non ci sia, volevo conoscerlo. Peccato davvero. Domani facciamo anche 6 mesi che stiamo insieme. Ha capito, professor Maier? Questi ragazzi prima fanno i figli e poi si fidanzano, pensi un po'. A proposito, voi due state insieme? Ma chi? Noi? Ma che sei matta, no? Ma perché tu lo vedi così, ma questo c'ha una cattiveria dentro che ti mette paura. Ma una cattiveria che è cattivo in primis con se stesso, perché non riesce ad ammettere che è profondamente, lasciami dire, spesso anche malinconicamente, innamorato di me. So 4 anni che aspetto un gesto, una cosa, una sciocchezza, niente, l'immobilità della cattiveria. Un giorno di questi non lo so, mi bacerò da sola. Maier! Te do cambio, che questo c'ha un'indisponenza che finisce a botte stasera. Anche perché il ragazzo l'ho disintegrato. T'ho fatto vincere. E allora che aspetti? No, è che io ho i miei tempi. Hai i suoi tempi? Guarda, ti sono arrivati 300 messaggi, eh? Purtroppo ho una moglie ansiosa, a casa da sola, con i bambini, con la famiglia. Io tra un po' me ne devo andare. Non ti preoccupare. Ragazzi, comunque fra 2 minuti e mezzanotte qui scattano i 25 anni. Senti, a me è venuta un'idea. Filippo, fai una cosa, mi fai dimmi un favore? Tutto. Mi fai un bel video? Tieni. Ah, ma tu sei interdetto, non puoi col telefono. Vero o no? Che dove? Può? Va bene, dai, ti do il permesso, vai. Dammi sto... Ti fa paura un po'. No, non mi fa paura, io sono più abituato. Che paura, dammi sto coso. Senti, mandi un bel messaggio a Lorenzo e digli di collegarsi in diretta. Mm-hmm. Guarda, c'è un simboletto rosso, c'è scritto proprio video in diretta. Ma che fai? Mi dici tu a me quello che devo fare? T'ho creato io, ma sei proprio un deficiente. Ma come in diretta? Io sono ubriaca fragile. Bene, così non si vede che sei drogata. Ecco, 3, 2, 1, siamo in diretta! Allora vi si passi lo strumento! Ecco! Questa è una serata speciale e io ho intenzione di cantare e suonare una canzone per voi e per Nina. Siete d'accordo? Sì! C'è una cosa che proprio non si può evitare. Attenzione, abbiamo il ragazzo padre Lorenzo in diretta. Ciao, lo salutiamo! Ciao Lorenzo! Ciao amore! Ciao, siamo pronti. Lorenzo, ascolta! La posso accompagnare, maestro? Ma sì, balordo, mi accompagni. Vado!
is she lovely. Un classico, una fantasia straordinaria. Non mi ricordo le parole. Stiamo stupiti. Volevo dire. Cambio tonalità. Che io ti voglio bene, amore mio. Na, 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 na. Ah, siamo proprio a nanna. Na, na, na. Beh. Per favore. Grande partecipazione. Siete contenti? Festa, festa. Li dividono proprio per categorie, senegalesi con cinesi, trans con giovanotti palestrati, nani con delle vecchie che adesso li chiamano MILF. Ma in realtà sono delle anziane nude. I giovani, guardando tutta questa pornografia, si abituano a una sorta di sesso virtuale mediato dallo schermo di un computer. E questo è il problema. I ragazzi non fanno più l'amore. Chi è? Tutto questo discount del sesso mi lascia basito. Ecco. Tanti auguri. Alla fine questa storia dell'appuntamento con me stesso mi è stata molto utile. Ho incontrato un sacco di persone, ho immaginato le loro vite. Altro che le serie americane che mi sparavo da solo sul divano. Mi sento meglio. È come se mi fosse ricordato qualcosa di me che avevo completamente messo da parte. La vita, quando non è mediata da tutto quel rumore, da tutte quelle informazioni, ha una sua poesia profonda. Semplice. E forse si diventa superficiali e indifferenti perché non sentire niente ti fa illudere di stare bene. Ieri sera sono ripassato dal teatro dove facevamo gli spettacoli. Oppure quell'orrenda abitudine che lei ha di... Perfetto, scusami. Sì. L'ha iniziata molto bene, sì. Dopo l'hai accorciata con le pause. Mi è venuta voglia di rimettermi in gioco. Di godertela di più. Così mi sono riscritto al laboratorio teatrale che frequentavo da ragazzo. E dove conobbi Marianna. Lei non è riuscito a far perdere a mia nipote la... E infatti stanotte l'ho sognata. Grazie, grazie. Avere paura del futuro è un po' come negarsi la possibilità di migliorare, di crescere. Ed è per questo che nel mio liceo abbiamo informatizzato tutto. È tutto diventato più stiloso, più social. E i professori mi hanno seguito in questo mio grande e coraggioso sogno. Ma che sono, una capra? Cosa fischi? Dai, sto facendo un'intervista. Stop! Ho capito. No. Dottore, mi scusi, qui qualcuno ha messo sta roba in rete. Oh mio Dio. Gli studenti l'hanno vista? L'hanno vista, stanno a ridere come scimmie impazzite. Ma cosa ridi? Che succede, scusi? No, niente. Come niente? Mi ha guardato. Non mi è caduto l'occhio. Non... No, capito, perdoni, Niente, adesso non è successo niente. Marcello. Voglio morire. Margherita.
Cos'è questa foto? Ernesto, io volevo spiegarti, però non c'è stata occasione. Professore, mi sto sentendo malissimo. Devi stare zitto, cretino, capito? Gli ho lasciato il mio cellulare in mano, 5 minuti all'inizio dell'anno, e guardate che è successo. Capito? Vattene. Io vi giuro che non l'ho messa io in rete la foto. Sparisci! E che cosa ci faceva? La foto nuda di Margherita nel tuo cellulare? Non lo so. Che fa quella la sua stanza? La sua stanza. Io capisco che una prima occhiata così superficiale potrebbe sembrare, ma ti assicuro che sono cose. Cosa ci faceva Margherita nuda nella tua stanza? Testaccia di cazzo. I tortelloni che faceva. Tua stanza? Ernesto, calmati. Io e Filippo siamo stati insieme 3 mesi fa. Non mi sembra una tragedia. Era settembre. Io e te ancora non ci frequentavamo. Voi due no. Ma noi sì, però. Sei un falso. Angelina! Ernesto, siamo stati insieme una volta all'inizio dell'anno, poi abbiamo capito che non era cosa, abbiamo lasciato perdere. Cioè, tu hai conosciuto Filippo e ci sei andata subito a letto. Ma una volta sola? Può capitare, lo sai come la penso, no? Ma pure con Galante. Una mezza volta, per sbaglio, ma chi se ne frega di Galante? E comunque io all'epoca stavo da sola, potevo fare quello che mi pareva. Adesso con te è diverso. Nell'antichità è stato coniato un termine per le persone come te. Sai che c'è? E sei tu che sei rimasto all'antichità. Ma è possibile che nessuno si sta preoccupando di come mi sento io? Vi rendete conto di quello che mi sta succedendo? Io come ci torno in classe adesso? Ma tu hai sempre fatto così? Ma non ti vergogni? Guarda che qui se c'è qualcuno che si deve vergognare, quello sei tu. Perché quando stavo con Marianna, sei tu che me l'hai portata via. Sì, ma tu l'hai messa incinta dopo che io l'ho sposata. No, però adesso calmiamoci, ti prego. No. Mena, è giusto che tu sappia chi è tuo padre. E non ti azzardare a mettermi su quel documentario di merda. No, sono io che non voglio stare accanto a lui, eh. Da questo momento per me è chiuso. Ma tu ti rendi conto che mi hai rovinato la vita? Facendomi allevare una figlia che non era la mia. I figli sono di chi li cresce. No, i figli sono di chi li fa. Perché il sangue di questa ragazza è il sangue tuo, non il mio. Non hai avuto neanche le palle per tirarla su. Nemmeno io non l'ho abbandonato per strada come un cane. Sei un vigliacco, ma tu sei un cretino. Buonasera, signora. Scusi, amica dormiva, no? Sì. Perfetto. C'è amico tuo? Professor, buonasera. Buonasera, Pinetti. Ma sono una partita. Basta che mi fai entrare. Ridammi il mio cellulare. Ma Nina... Ti eviro. Ottima scelta. Ha funzionato il gruppo di recupero per dipendenti dalla rete.
Ma io lo sapevo, queste sono cure ideate dalle multinazionali che invece di farti guarire ti fanno ammalare definitivamente. Non c'hai soldi per l'affitto, Gianlu? Certo che non ce li ho, ma non è quello il problema. E lo dici te? Ho visto che ti sei riattivato su tutte le chat, che i tuoi profili sono ricomparsi all'improvviso, tutti a rendere omaggio al ritorno dello Jedi. Ti scrivi con 1000 persone, commenti, mi piace, faccette. Ma la matematica, in questo caso, ci può aiutare. Cioè? E cioè. Vum. Mettiamo che tu ed Ernesto siete due variabili, x e y. La vostra costante invece la chiameremo m. M? Come Marianna? Sì, ma anche come Margherita, eh? Questo perché sei un maiale. Maiale. Anche questo con la m, vedi che torna tutto? La mettiamo associata a tutti e due che però vi divide. Il risultato ovviamente è n, che sta per Nina. Niente. L'equazione si risolve così. X più y fratto m al quadrato uguale n. Che vuol dire? Che tu ed Ernesto insieme dovete affrontare m. E questo è l'unico modo per arrivare a Nina. Capisci? Capisci quando mi drogo? Che cazzo di cose che mi vengono in mente, eh? Bisogna drogarsi tantissimo. Bravo. Grazie. Oh, ce l'hai fatta. No, dico, ce l'hai fatta a venirmi a trovare. Per me non è mica facile venire qui, eh. Per te non è mai semplice niente, Ernè. Dai, lasciamo perdere, su. Che poi non è che uno deve venire sulla tomba di una persona per pensarla. Infatti tu mi hai pensato talmente tanto che gli accidenti tuoi mi sono arrivati tutti insieme. E mi sono schiantata. Ma no, Marianna, tu ti sei schiantata perché stavi mandando un messaggino col telefono mentre guidavi. Marianna. Io ogni volta che vedo Nina, io... ci sto male. Dai, Erna, c'avevo 22 anni quando sono rimasta incinta. Sì. Mi sentivo in colpa con Filippo perché lo vedevo stare male e così a volte... certo. E vabbè, stavamo insieme. Ma lo facevo per prendere tempo. Perché io non ci riuscivo a dirgli che amavo solo te. Sì, ma almeno avrei dovuto sapere tutto da subito. Invece mi hai tenuto all'oscuro. Marianna. Tu mi hai preso. Mi hai preso per il culo. Io ho sbagliato. Ah. Però l'ho fatto perché non ti volevo perdere. Io volevo stare tutta la vita con te. E non sapevo come fare. Però una cosa la so. Nina è figlia tua. È cocciuta come te. È permalosa come te. C'ha pure la puzza sotto il naso come te. Non è obbligatorio il legame di sangue per volersi bene. L'hai tenuta in braccio un minuto dopo che è nata. Le gambe di pannolini. Ti ricordi quando gli tiravi via i denti da latte con il filo di cotone? L'hai pure accompagnata al suo primo giorno di scuola. Sì, vabbè, le raccontavo anche le favole prima che si addormentasse. E le ho fatto conoscere anche la buona musica, i Clash, i Ramones, gli stessi Sex Pistols. Ma mi ricordo un giorno sono andato al Pincio. Mi sono nascosto dietro un cespuglio per vedere... Il primo bacio, me lo ricordo bene perché mi sono incazzata come una bestia. Che poi io dico, ma come ti viene in mente di seguire tua figlia? Volevo vedere chi era quel ragazzetto. Era il ragazzetto. E infatti avevo ragione, mi sono trovato davanti un demente con dei tatuaggi inutili. Ma parli a... Sì. Io? No. Come no? Ma che cosa vuoi da me tu, Filippo, ancora? Allora, mi ha chiamato Coso, Maier, no? E mi ha detto che Nina è scomparsa, non risponde più nemmeno al telefono. Ma che vuol dire? Vorrà riposarsi, stare a casa? No, non sta nemmeno a casa. Se permetti, sono preoccupato, sono il padre e sono preoccupato. Ma adesso sei il padre, adesso sei il padre. Senti, non mi fa piacere nemmeno a me sta qua con te, eh? Ma secondo te dove sta? E dove sta?
fagiolino rosso. Uscite di qua, la cremano, vedete qua, è qua l'uscita. Pronto? Nazzi, sono Filippo, novità? Beh, direi di sì. Nina ha svuotato tutta la sala montaggio, si è portata via tutto il materiale, anche il mixer, i computer. Io non lo so proprio dove sia finita, non è da lei. Sono una decina d'anni che non venivo qui. Dimmelo a me, io ho 25. Maggiolino rosso. Nina! 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 Che ti avevo detto? Qui sono tutte le sue cose. Ci sta tutto qua. Questo è dell'altro ieri. Cos'è? Non lo so. Allora, io ho avuto due padri, entrambi con la testa sotto la sabbia, perché stavano troppo male per prendersi la responsabilità di reagire. Nessuno mi è venuto in mente di chiedermi come stavo. Come se la mia sofferenza valesse meno della loro. Non sanno quante volte mi sono svegliata senza sapere dove stavo. Che per mille notti sono andata a gin tonic e MD. Che mi scopavo chiunque a 18 anni e che al funerale di mamma. Ero sola, senza un cane che mi desse una mano. Io sono un errore ho fatto. Sto cazzo di documentario. Credevo che avrei trovato delle risposte, invece mi rimane solo una domanda. A che cosa serve tutta questa comunicazione se non riesco ad avere un rapporto con mio padre? A che cazzo serve tutta questa comunicazione se non riesco ad avere un rapporto con mio padre? Novità ci sono? Noi pensavamo che ce lo dicessi tu. È incinta di 8 mesi, non è che se ne può andare in giro così. Se la rischia. Certo. Non ci posso credere che Nina ha mandato tutto all'aria. Tra 3 giorni dovevamo consegnare il master del documentario. Scusate, però il materiale sta tutto qua, e pure gli appunti di Nina. No, però manca ancora troppa roba da girare, non ce la faremo mai. E tutte le parti dovevi raccontate reciprocamente. E che vuol dire? E vuol dire che senza di voi non si finisce il documentario. Con Nina siamo stati 2 stronzi. Soprattutto te. Che fai, ricominci? Pace. Ah, pace. Vai. Ah, facciamo finta che ce la siamo data. Insomma, che volemo fa? Che vogliamo fa? Che vogliamo fa? Avete detto che mancano 3 giorni. Io direi di provarci. Nazzi, che dici tu? Ce la facciamo? Secondo me... Sì. Ah, e allora, da dove cominciamo? Ciao. Grazie di essere qui. Sono qui per Nina. Certo. Che c'è? Niente, io credo che chiedere scusa non serve a nulla, no? No, non serve a niente. E lo so, professor, Piabuca è sempre tosto, sempre. Te ne devi andare. Vai. Allora com'è andata? La tragedia, malissimo.
Il resto l'ha trattata come una mignotta che c'ha pure ragione. Vabbè, so. Però secondo me se col tempo, che ne so, ti trova cambiato. Te dici? Un paio d'anni ci esci di nuovo, se sei ancora vivo. Che cazzo ci avrà da dire? Scusi, professore, non è che ieri darebbe il cazzotto sul braccio che me lo so perso? Eh no, Benetti, devi sta zitto, non può parlare adesso, no? Benetti, quanto è vera la Madonna, io ti boccio! No, no, scusate, io volevo soltanto aiutare. Diciamo che ci ha messa tutta, poveraccio. Cosa ci ha messo tutta? Ma Benetti, non è che gira, stiamo gira, parlando. Gira, gira, e dove a questo? Adesso parliamo tutti, qua. Ho capito, però dico, gira, gira, questo soltanto per un bel posto, no? Benetti, silenzio! Tagli quel pezzo, per favore, a parte che c'è Binetti che sta parlando. Binetti è un bravo ragazzo! Binetti è un bravo ragazzo! Io Binetti lo boccio. Un catto comunista della peggiore specie. Ma non ti permetto, ma come catto comunista? Oh, ma fino a ieri votavi Berlusconi, adesso inneggi. Onestà, onestà! Ma cosa c'entra? Era un momento storico importante, c'era bisogno di freschezza, di innovazione, di coraggio! Berlusconi! Tu hai bisogno d'aiuto. La società è divisa in due, chi usa i social, come me, e chi non li usa, come Ernesto, appunto, i vecchi. Ma cosa vengi papioni? Pubblico, bandiere, arcobaleno a cazzo di cane, così, senza nemmeno sapere quello che sto facendo. Sono drogati. Scusa, eh. Oh, è tutto il documentario che ci sta a chiamare. Drogati, lobotomizzati, tossici, non si può fare così. Prima tutti, Gesù Charlie. Adesso nessuno vuole essere Charlie? Hai ragione, scusa, questa cosa la vedono i miei genitori a Policore, è una figura di Dio. Parla tu! Ma per favore, non spingere. Ma per favore, ti levi da qua, sei invariato, non vedi coglione uguale a oggi. Davvero sono parenti. Hanno una piantagione di cannabis. Facciamone un altro. E così l'inutile riempie il vuoto e diventa necessario. Siamo in guerra. Tagliami qui. No, che taglia? Perché devi tagliare? Cioè, sto io. Quando facevamo teatro insieme, rompevi i coglioni e poi ti ricordavi le battute, guarda un po'. Non è vero, non è vero. Per favore, stop! Niente, onze, vede luce. Ma che stanno a fare quelli in mezzo ai macerie? È pericoloso. Fammi far video, che magari cascano in diretta e se sfracellano. Per aver abbracciato. Per aver abbracciato nubi, ignorante! Da dove? Non lo so. Da dove dobbiamo riprendere? Vai a rivedere la scena per piacere, quella che lui dice che deve essere tagliata. Per me questo è arabo. E lasciamo solo te che leggi Foscolo che se famo due coglioni così. Ma la smettete? Fangulo! La sala aperta? In fondo a sinistra. Grazie. E guardi che quel sigaro va buttato, eh? Certo. Stai calmo, devi prendere infarto. Tutto sotto controllo. E nate stanno bene tutte e due. Ma col sigaro qua dentro. Che devo fare? Ma col sigaro qua dentro. Adesso molto. Di qua. Sorella, scusi. Ciao. Guarda un po', amore, chi ci sono. I nonni. Muoviti di non fare lo stronzo pure con tua nipote. Ma io non sono uno stronzo.
Papà, chi ti ha detto che sono stronzo? La voce della coscienza. Papà, ecco qui tuo nipote. Io? No, no, perché sei messa sfragna a terra. Cosa ti sei sfragna? Ma sei stata obbligata, mica. Vai. Ti sei sfragna. È semplice. Come? Non prende bene. Non è contento. Noi stavamo pensando con Filippo, ma perché non la chiamiamo Marianna come tua mamma? Cioè, sarebbe carino. No, papà. Questa bambina deve avere tutta un'altra storia. E poi di Marianna ce n'è una sola. E c'hai ragione. Sì, è vero. Dai, prendi questa bambina e vedi le altre scemenze. Dai, io. Prendi. Poi. Ecco. Chiamo Lorenzo. Ma cosa chiami Lorenzo col telefonino che sta qui fuori? Ma chiama la voce, no? Ma sei dipendente. Non lo senti? Però c'ha ragione. Piano, vai piano. Vabbè, vado a chiamare Lorenzo. E metti paura. Lorenzo, guarda qua. Ciao. Guarda che bellezza. Accento che. Come la chiamiamo questa bambina, Lorenzo? Beh, credo sia giusto che la decidano io. No, ai nostri tempi si decideva insieme. Eh sì. Comunque vediamo sti nomi stranieri. In giro sentono degli obbrobri, tipo a scuola abbiamo una Suellen Capozzi, Tiffany Rasponi. Ma perché Jonathan Campanacci che ti ha fatto? Jonathan Campanacci infatti vuole fare il calciatore. Vabbè, direi che noi andiamo, così magari rimedi anche un po' soli e torniamo domani mattina, no? Sì, io per dirla tutta, insomma, sarei rimasto là. Beh, andiamo, quindi. Sì, comunque. Poi per la casa? Ho lasciato la stanza. Gianluca e Costanza hanno trovato un coinquilino che gli piace tanto. E tu? Mi sono affittato un monolocale a Viale Libia sopra la metro. Carino. È arrivato il momento di andare a vivere da soli. Direi proprio di sì. Attento alla padrona di casa. Ma con Margherita voi vi siete più sentiti? Sì, sì, l'ho chiamata una settimana fa. Mi ha detto che sono una grandissima merda. Invece l'ho richiamata ieri. E si è tenuta più su un generico persona orrenda che... Un passo avanti, importante. Sì. Bella la pupa, eh? Ma bella, sì. Ti assomiglia tanto. Vaffanculo, Filippo. Cosa ci fa Maier qui? E che ci fa? È il papà della bambina. Quale bambina? La bambina senza nome. Mia nipote, no? A parte che è anche mia nipote. Ma è, vabbè. Ma poi non è Lorenzo il padre della bambina, scusa. Ma no, quando Lorenzo e Nina si vedevano, Nina era già incinta. Ma perché, ne avevi capito questa cosa? Io dico, ma è una cosa normale in questa famiglia, c'è o no? La normalità, cos'è la normalità? Ma che fai, filosofo della minchia? Oh, ti rendi conto che è una coazione, ripeto. Ma quale coazione? Lorenzo è un ragazzo intelligente, l'ha capito e l'ha accettato. Ma lui l'ha capito, io non accetto nulla, Nina me lo doveva dire. Infatti Margherita c'ha ragione. C'ha ragione. Tu sei antiquato, questa ragazza. Ma tu. Ama le foglie che il vento ha raccolto e ammucchiato sui muri. Ama le noi che hanno ucciso il rapporto dei tuoi genitori. Ama le mani dell'uomo che è stato capace di andare e non tornare più. Ama gli armadi dove ha messo a tacere paure e fantasmi.
tutte le volte che ha finto di avere un magnifico orgasmo. Ama l'ufficio anche se i sogni risiedono altrove e non pensarci più. È questione di qualche minuto e arriva il futuro. E abbi cura di te, abbi cura di te, origliando l'amore. Abbi cura di tutte le cose, anche di quelle che fanno il dolore. Abbi cura di te, abbi cura di te, fino all'ultimo giorno, fino a che questa strada si spenga senza fare intorno. Ama l'insonnia che fissa i tuoi occhi dal blu della stanza e tutti i treni che negli anni hanno avuto una falsa partenza. Ama i tuoi errori perché prima o poi torneranno a trovarti e non pensarci più. È questione di qualche minuto e arriva il futuro. E abbi cura di te, abbi cura di te, origliando l'amore. Abbi cura di tutte le cose, anche di quelle che fanno il dolore. Abbi cura di te, abbi cura di te, fino all'ultimo giorno, fino a che questa strada si spenga senza fare intorno. Portasi a mare, a fatica i tuoi giorni, abbattendo ogni stupida forma, perché l'amore che dai è l'amore che torna. E abbi cura di te, abbi cura di te, origliando l'amore. Abbi cura di tutte le cose, anche di quelle che fanno il dolore. Abbi cura di te, fino all'ultimo giorno, fino a che questa strada si spenga senza fare intorno.